Su questo forse mi aiuta anche Gianluca Timpone, che come ben ricorderete a noi ci viene a aiutare un po' a parlare del tema delle tasse, ma insomma di mestiere fa il commercialista e ha uno studio professionale. Che vuol dire? Perché siete stati discriminati, Timpone? Beh, in realtà la prima cosa è che tutti i professionisti, cioè che sono iscritti ad un ordine professionale, quindi hanno una cassa di previdenza privata, non possono beneficiare del cosiddetto fondo perduto. In tanti però, soltanto per i mesi di marzo, aprile e maggio, però hanno beneficiato soltanto dei cosiddetti 600 euro. Però rispetto ad altre categorie professionali, esatto, però rispetto ad altre categorie professionali, questo è accaduto probabilmente anche per i medici, e c'era comunque un limite reddituale, ossia fino a 35.000 euro beneficiavamo di questi 600 euro, da 35.000 a 50.000 invece ci doveva essere una riduzione di un terzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Superiore a 50.000 non c'è nessun tipo di agevolazione. Ora è stato introdotto il famoso fondo perduto, ossia tutte quelle imprese che dimostrano un calo di fatturato rispetto ad aprile del 2019 possono beneficiare su questo calo di fatturato di un minimo di un 20%, di un massimo di un 20%, fino ad un minimo del 10% a seconda del loro volume d'affari. Quindi significa che se io ad esempio ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 ho avuto un fatturato di 40.000 euro in meno, posso avere un contributo a fondo perduto di 8.000 euro, ossia il 20% di 40.000. Però a questo contributo sono stati esclusi tutti i professionisti iscritti nelle varie categorie professionali. E questo perché? Perché dovrebbe pensarci la vostra cassa, quella dei commercialisti? No, perché, esatto, perché teoricamente i professionisti vengono considerati una categoria agiata. Tra l'altro c'è una cosa abbastanza curiosa. Paradossalmente, no, un lavoratore autonomo che è iscritto alla gestione separata INPS, quindi che svolge un'attività di lavoro autonomo e non di impresa, e magari ha un reddito, faccio un esempio, di 500-600 mila euro, paradossalmente può beneficiare del bonus dei 600 euro, mentre un professionista che ha un reddito superiore a 50 mila euro ne è escluso. Effettivamente si è creata una disparità di trattamento, insomma, da questo punto di vista. Quindi, allora, e poi un'altra, posso dire, aggiungere solo una cosa, prego, velocissima. Il contributo a fondo perduto viene parametrato soltanto al mese di aprile. Siccome ci sono tante attività che svolgono attività di impresa a livello stagionale, ci sono tante attività che magari i primi soldi li incassavano a partire da maggio, giugno o luglio. Però, quindi ad aprile magari è un problema che pongono molti.